Ci risiamo. La rete idrica Colabrodo colpisce ancora, stavolta in viale Guidoni all'altezza del mercato ortofrutticolo. È l'assessore alla viabilità Stefano Giorgetti a twittare per primo su possibili disagi in zona Novoli. Ai tecnici non rimane altro che allestire il cantiere e spaccare l'asfalto per verificare l'entità del guasto. Per fare questo è stato necessario chiudere entrambe le corsie del viale in direzione nord verso Peretola. Di conseguenza tutto il traffico è stato deviato nel controviale, con sicure ripercussioni sul traffico, specie nelle ore di punta, considerando anche che il cantiere durerà almeno un paio di giorni, forse anche fino a venerdì, ci dicono tecnici e polizia municipale. Da considerare assolutamente anche i percorsi alternativi, per esempio la direttrice via Carlo del Prete e via Allende per bypassare la zona interessata dai lavori.